Assessore Razza, allora, voi come Regione Sicilia cosa avete chiesto al Ministro? Beh, la Regione Sicilia intanto ha fatto gli auguri al nuovo Ministro, che è anche una nostra corregionale, di buon lavoro, affidando il massimo della collaborazione istituzionale al rapporto tra la Regione e il Ministero. Ci siamo concentrati su tre questioni: la riorganizzazione della nostra rete ospedaliera, che è in via di definizione, il piano per l'edilizia e le infrastrutture e il fabbisogno di medici specialisti. Su questo sono convinto che il rapporto istituzionale col Ministro sarà intenso e collaborativo. Senta, un altro dei temi caldi è quello delle aggressioni ai medici. Voi avete in programma altre iniziative sul tema, che so che in Sicilia insomma è molto sentito? Noi abbiamo parlato oggi col Ministro perché è un tema al quale abbiamo lavorato con impegno. Certamente avremo occasione anche di riferire sulle iniziative che sono state assunte, ma lo abbiamo fatto indirettamente perché tanti dei problemi sulla sicurezza sono legati anche ai presidi infrastrutturali. Risolvere il gap infrastrutturale serve anche a dare maggiore sicurezza. Senta, ultima domanda sul tema della formazione. Pensate che il Ministero debba intervenire sulla formazione dei medici? Beh, il tema della formazione invece è uno dei temi che abbiamo affrontato col Ministro, non soltanto per dare un'adeguata risposta al fabbisogno che le regioni hanno. C'è anche un intervento economico significativo che tante regioni compiono. La Regione Siciliana interviene economicamente sia per rafforzare le borse di studio per i medici specializzandi, sia anche per l'organizzazione dei corsi di formazione per i medici di base. In Sicilia lo si fa attraverso un rapporto strutturato con gli ordini dei medici, e questa best practice potrebbe diventare similare in tante altre regioni.